L'amministrazione comunale di Spezzano Albanese avvia una campagna di valorizzazione della gabba marita, pizza tipica Arbrecht, che sta spopolando nel mondo dello street food, inclusa in un progetto di promozione delle tipicità locali, iniziati già lo scorso anno con i vini dell'Arberia e con il ricercatissimo mostacciolo tradizionale. In un impasto a quattro mani, la pizzaiola nativa di Fagnano Castello ha potuto scoprire tutti i segreti di questa semplice ma gustosa focaccia. Oggi ho avuto l'onore di ricevere in dono una pizza della tradizione Arbrecht. La gabba marita ha una storia veramente antica, fatta di tradizione, di racconti, ed è una pizza dal sapore autentico, fatta con grani antichi, pomodoro, olio. Una ricetta semplice ma ricca veramente di gusto e di tradizione. È stata un'esperienza bellissima perché è tutto quello che io amo in realtà, quindi le vecchie tradizioni, questi vecchi racconti, queste signore che impastavano con queste farine fatte dai grani antichi. Un elemento povero ma che ha una ricchezza veramente incommensurabile. La gabba marita, che nella traduzione del suo nome Arbrecht, così curioso, misto un po' alla lingua napoletana, significa gabbare il marito, appartiene da sempre alla pratica quotidianità della comunità di Spezzano Albanese e mantiene il suo senso di ritrovo, accoglienza e condivisione in un bene semplice che diventa ricco per il suo sentimento di dono e spartizione tra i compaesani. Quest'anno abbiamo puntato sulla gabba marita, che era una pizza realizzata in casa, che era un momento di gioia non solo per la famiglia che faceva la gabba marita, ma anche e soprattutto diventava un momento di gioia per il rione, noi diciamo la ghitonia, perché era una cosa che veniva condivisa con tutti gli abitanti del territorio. Il progetto di valorizzazione della gabba marita, sostenuto dall'Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria e dal giornalista enogastronomico Valerio Caparelli, vuole stimolare i pizzaioli e i ristoratori dell'area a includere nel proprio menù questa specialità locale che sin dai primi morsi fa innamorare quanti ne scoprono il gusto. Lavorare su queste cose è importante perché valorizza i territori. La gabba marita è un'altra bella scoperta di quest'anno che trovo anche interessante dal punto di vista proprio tra tutte le focacce italiane che esistono e che hanno molto successo, non è sicuramente l'ultima. È un cibo semplice che adopera, tra l'altro è condita con dell'ottimo olio extravergine del territorio, con i pomodorini del territorio, e che quindi si candida tranquillamente a essere sia uno spuntino ma un nutrimento quasi completo.